utilizzare è quella che si chiama Rainbow Reuse. Che sarebbe praticamente Rainbow è l'arcobaleno fondamentalmente, e quello di sarebbe la strategia dell'arcobaleno. Rainbow Reuse tradotto significa strategia dell'arcobaleno. E cosa significa? Significa, l'abbiamo già vista nell'introduzione dell'effetto Forer, però possono essere utilizzate anche singolarmente. Possono essere utilizzate anche singolarmente. Che cos'è il Rainbow Reuse? È prendere due opposti e inserirli in una frase. Perché vado a leggere nel pensiero. Ad esempio, se dico a una persona: beh, tu sicuramente sei una persona riservata, ma in alcune circostanze prendi confidenza e diventi molto aperta. Quindi unisco riservata e aperta, quindi alta e bassa, bella e brutta, non lo so, insicura, sicura. Beh, nonostante ogni tanto tu abbia subito, diciamo, delle situazioni di sconforto, sei riuscita spesso a rimetterti in piedi e a ricominciare. Perché anche questo, la persona si attacca a quella che ritiene giusta, delle due fondamentalmente. E siccome sono una il contrario dell'altra, magari talvolta, le prenderà per buone anche tutte e due. Potrei dire delle frasi o di mentire, anche se ti è capitato di dire delle bugie, oppure sei calma, ma quando troppo diventa troppo, allora ti agiti anche te o perdi le staffe. Oppure sai stare bene con gli altri, ma talvolta preferisci stare da sola o da solo. Questa diciamo, Rainbow Reuse, quindi la strategia dell'arcobaleno, possono essere messe all'interno di un effetto Forer, oppure possono essere anche utilizzate singolarmente. Possono essere utilizzate singolarmente per capire qual è il turbamento della persona. Per dire, se io voglio capire se ha vissuto delle sofferenze da bambino, e le sofferenze ci sono state e sono forti, io dico: guarda, sì, osservando il tuo linguaggio del corpo, sicuramente hai avuto delle grandi sofferenze nell'infanzia, ma anche dei momenti molto felici. È ovvio che se dico grandi sofferenze, devo dire molto felici. Se dico sofferenze, felici. Cioè, ci deve essere proprio il contrasto, no? È ovvio che da bambino tutti avranno avuto delle sofferenze e avranno avuto momenti felici. E quindi io le dico entrambe. E la persona, quella che la persona ha vissuto più intensamente dentro di sé, lo porterà ad aprirsi su quella cosa. Ad esempio, se ha vissuto delle sofferenze, tenderà a dire: sì, momenti felici ne ho avuto, però cavolo, ho avuto una sofferenza una volta da bambino, quando, che ne so, mia mamma è stata male, pensavo che morisse, per dire, no? Adesso sto inventando. E quindi vado a capire anche se nell'infanzia, e posso anche farlo, diciamo, su delle fasi d'età, no? O su qualunque cosa, non è, da bambino o anche da adulto. Beh, nell'adolescenza hai avuto sicuramente grandi delusioni sentimentali che ti hanno fatto soffrire molto, ma vedo anche delle grandi passioni. Ecco, quindi sto utilizzando quindi sta strategia del Rainbow Reuse, che è anche molto utile. Io butto lì due frasi, una all'opposto dell'altra, quindi becco sicuramente, ma l'obiettivo è capire quale delle due ha avuto maggior risonanza emotiva dentro quella persona. Quella che ha avuto maggior risonanza emotiva dentro quella persona è quella che, diciamo, è quella che sicuramente ha avuto più presa, perché ha ottenuto dei risultati, cioè ha portato la persona a vivere. E quindi io basta che poi mi metto in ascolto e osservo, diciamo, per capire cosa può fare quella persona. E
E poi, diciamo, utilizzo queste frasi, posso utilizzarle per due motivi. Uno è quello di semplicemente far capire che quindi che entro in empatia con la persona, perché se dico se è una persona che odia mentire, oppure se è una persona che normalmente è calma e tranquilla, ma ogni tanto perde le staffe, di fatto la utilizzo fondamentalmente per creare rapporto con questa persona, no? Ma se vado sul passato o su degli eventi emotivi potenzialmente distonici, mi serve per capire qual è la distonia, perché ricordiamo che io dovrei cercare quella che è l'analisi, diciamo, delle distonie, deve avvenire su sei aree distoniche, no, che devo andare a testare, che sono i rapporti con la famiglia acquisita, quindi con papà e mamma, scusate, con la famiglia d'origine, papà e mamma, eventualmente nonni, insomma. I rapporti con la famiglia acquisita. Nella famiglia acquisita ci sono i figli fanno parte della famiglia acquisita, anche i fratelli fanno parte, tutto sommato, della famiglia acquisita, però perché li ho acquisiti, se sono li ho acquisiti successivamente alla mia nascita, diciamo così, mentre nella famiglia d'origine fanno parte i genitori e i nonni e, che ne so, tutte le persone che erano presenti già prima della mia nascita, che collegate in qualche modo ai genitori. E poi nei rapporti sentimentali affettivi, nella famiglia acquisita, appunto, ci sono i figli, ci sono i mariti, gli ex mariti, le mogli, le ex mogli, rapporti sentimentali affettivi che sono basati sugli affetti, possono essere anche amicizie affettuose. Poi ci sono i rapporti passionali, sessuali, la realizzazione dell'immagine esterna del sé, la realizzazione della vita nel lavoro, nel denaro. Potrei usare anche questa. Sicuramente nella tua vita hai avuto dei problemi lavorativi che ti hanno portato, ma hai avuto anche grandi soddisfazioni. Vedo se si aggancia più sui problemi o sulle soddisfazioni. Ma nell'immagine esterna del sé c'è anche il denaro. C'è anche, diciamo, il successo professionale. Nell'immagine interna c'è quanto la persona ha vissuto da un punto di vista, come possiamo dire, legato all'autostima. Ecco, quindi in questo modo io riesco a far aprire la persona utilizzando questa frase del Rainbow Ruse. Diciamo che poi ci sono altre frasi, altre tipologie che si chiamano flattery statements, che anche queste sono, diciamo, dei commenti che sono, diciamo, esaltare. Le flattery statements sono esaltare, diciamo, ciò che il nostro interlocutore vorrebbe che fosse notato di lui o di lei. Quindi sarebbe il flattery statements, sarebbe l'amplificazione, no? L'amplificazione emozionale. Quindi io parto con un Rainbow Ruse, guardo dove la persona si aggancia e vado avanti con un flattery statements. Cioè, ad esempio, io dico una frase. Sicuramente da bambino hai avuto delle grandi sofferenze, ma anche delle grandi soddisfazioni. Se la persona inizia a dirmi, a parlare delle sofferenze, quella volta che mia madre ha fatto questo, ha fatto quell'altro, insomma, inizia, allora io devo amplificare questa cosa con una flattery statements, che sarebbe praticamente una rigenerazione, un'amplificazione di quella cosa, cioè aiutare la persona a tirare fuori quella. Ma quando hai avuto quella sofferenza, ce l'hai fatta poi a venire fuori, messa sempre al positivo, perché se la metto al negativo la persona potrebbe chiudersi, no? Invece se io la metto al positivo, intanto comunque do un'emozione e quindi è un approfondimento, diciamo, del Rainbow Ruse sulla base di quello che la persona mi sta dicendo. E queste sono le flattery statements.
che praticamente è sono altri sistemi per generare tensioni emozionali. Flattery statements, rainbow use e flattery statements sono utilizzate una in sequenza all'altra. Non so se